con Andrea Veghetto, la sua presentazione in grigio, anche se i giorni di lavoro e anche le partite che contano sono già state due. Allora Andrea, innanzitutto porti con te un cognome importante da sport fatto bene e tanto sport, no? Quindi immagino che questo sia un nome che porti anche con onore, con orgoglio, no? Sì, sono, vabbè, insomma, mio nonno, mio padre comunque sono persone che hanno fatto sport e per me è sempre stato un orgoglio avere questo cognome. Cerco sempre di portare avanti, come tanti mi chiedono se porto avanti, ci provo, diciamo. È una cosa che mi fa piacere e spero di poter far bene qui e magari togliermi tante soddisfazioni. Ecco, immagino che quindi tante persone della tua famiglia che hanno fatto sport ti abbiano anche trasferito dei bei valori, una passione, delle motivazioni tutti particolari che poi hai trasferito nella tua carriera. Sì, sicuramente vabbè, i valori principali nello sport sono, insomma, sono l'avere tenacia, magari se non riesce qualcosa nel riprovarci. E la cosa secondo me più importante è la passione con cui uno fa lo sport, in questo caso il calcio è una cosa basilare. Poi ovviamente ci vuole anche la fortuna di essere dotati a livello magari tecnico, fisico, e quindi si è un po' più agevolati, però di base secondo me la passione per lo sport è la cosa che ti manda avanti. Alessandria, nome di prestigio, grande tradizione, storia alle spalle, ma quest'anno ne ho promossa in Serie B. Tu che cosa porti a questa nuova maglia, a questo nuovo gruppo e a questa esperienza così importante? Ma sicuramente, come ho detto prima, porto la passione. E la passione per il calcio, per lo sport, la voglia di lavorare tutti i giorni e ovviamente di cercare di fare sempre il massimo. So che non è facile perché la Serie B quest'anno è un campionato molto molto difficile, ci sono molte squadre che ambiscono a salire, quindi saranno tutte partite toste, difficili. E l'importante secondo me quest'anno è trovare continuità, magari anche essendo una squadra non promossa, e cercare anche di giocare in maniera un po' spavalda, perché comunque ho visto in questa settimana da quando sono arrivato che è una squadra che ha qualità, che ha un bellissimo gruppo, infatti mi hanno subito accolto benissimo e non me lo aspettavo, sono veramente contento di questo, però per me ci sono molti presupposti per far bene. Qualcosa da dire ai tuoi nuovi tifosi? Che li ringrazio per l'accoglienza, sono molto contento e spero di regalarvi qualche gioia. Parole in grigio di Abubà, qualche giorno di allenamento, l'amichevole di Bergamo, le tue prime impressioni di questi giorni con l'Alessandria? Ah, sono bene, sono contento, sono felice di essere qui, no, le prime impressioni sono bene, sono bene, molto bene. Ecco, presentati come ruolo, che tipo di giocatore sei? Ah, sono un centrocampista con una buona tecnica, mi piace correre, prendere la palla, giocare con i miei compagni, sono un centrocampista tipo moderno. Qualche parola da dire ai tuoi nuovi tifosi dell'Alessandria? Ah, con il virus era difficile e il stadio senza persone. Ma sono impaziente di iniziare il campionato e di iniziare qui nel stadio con tutti i tifosi di Alessandria. Grazie.